Ma noi ci occupiamo o proviamo ad occuparci di cultura e spesso ci richiamiamo giustamente al codice genetico antirazzista, antifascista di questa città. E questo codice genetico è stato scritto anche attraverso l'arte e la cultura, ma non solo attraverso le mobilitazioni e le manifestazioni fondamentali. Penso ad una tradizione che vede grandi nomi di grandi istituzioni culturali, di grandi maestri, grandi artisti veneziani. In questi giorni è di moda ricordare giustamente la Biennale del 74, erano altri tempi. Nel 74 la Biennale sceglie di annullare l'evento tradizionale e di fare un festival cittadino in solidarietà con il Cile, che era stato vittima del colpo di Stato fascista di Pinochet. E siccome oggi abbiamo questi leghisti, questi fascisti, questi razzisti in città, mi viene in mente un'altra cosa, mi viene in mente Luigi Nono, no? Uno dei maestri della musica contemporanea, un grande artista veneziano. Nel 1960 Luigi Nono mette in scena un'azione teatrale che si chiama Intolleranza 60 ed è esattamente la storia di un migrante, che è emigrato, lavora in una miniera, subisce lo sfruttamento, le angherie del lavoro riservato ai migranti, decide di tornare in patria. In questo viaggio incontra fascismo, nazismo, detenzione, incontra fenomeni di razzismo e la storia è tragica, un finale tragico. Un fiume esonda e lui muore nell'esondazione di questo fiume. Oggi forse al contrario questo spettacolo ci racconta il viaggio che all'inverso fanno i migranti: non muoiono più nell'esondazione di un fiume, ma muoiono in questa barriera, in questo buco nero terribile che difende la fortezza europea e che è il mare Mediterraneo. E questa la prima di quest'opera è alla Fenice nel 60 e suscita talmente tanto scandalo che un gruppuscolo di fascisti tenta sostanzialmente di sabotare la prima, buttando dei volantini sulla platea. Vengono immediatamente cacciati, la folla si ribella. Nelle registrazioni, tra l'altro, si sente Emilio Vedova, altro artista a cui adesso hanno dedicato una bella fondazione che però sembra più un mausoleo, ma noi credo che dovremmo ricordarlo per la sua posizione come un artista vivente, vivo e di parte. Si sentono le registrazioni della voce di Vedova che dice via i fascisti, fuori i fascisti. Insomma, questa contestazione fallisce, l'opera finisce con un grande trionfo, ma le cronache ci riportano che dopo la contestazione c'è un intervallo, un'interruzione, e doveva entrare in scena il soprano che aveva un attacco con un acuto difficilissimo. E allora Luigi Nono e gli altri organizzatori si preoccupano, vanno nel camerino e le dicono: oh, ma tutto a posto, stai tranquilla, guarda che i fascisti sono andati via, li abbiamo cacciati. E pare che questo soprano molto tranquillamente dica: don't worry, I'll kill them all with my voice, li uccido tutti con la mia voce. Ora io credo che chiunque si occupa di arte e cultura in questa città debba oggi farsi interprete e rinnovatore di questa voce, perché se questa città è così lo dobbiamo anche a questo tipo di attività. Grazie.